Buongiorno a tutti, eccoci a una nuova intervista di Edil Tecnico. Oggi con me c'è Paolo De Martin, progettista e architetto, consulente energetico per Casa Clima dal 2002 e autore del nuovissimo manuale edito dalla casa editrice Maggioli, il manuale di progettazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Grazie Paolo per essere qui con noi oggi. Grazie a voi, grazie Mauro. Dunque, si tratta di un manuale piuttosto corposo, unico nel suo genere, perché oltre ad avere un importante apparato iconografico ed essere di oltre 400 pagine, tratta in maniera analitica e tecnica numerosi aspetti della progettazione e della riqualificazione energetica degli edifici, il cappotto interno ed esterno, i sistemi costruttivi, la scelta dei materiali isolanti, i ponti termici e i progetti. Paolo, ci vuoi parlare brevemente di come è nato questo manuale? Guarda, questo manuale qui è nato semplicemente dopo 20 anni di lavoro sul campo di progettazione, cantieri e anche formazione, perché io mi occupo di formazione per quanto riguarda l'efficienza energetica a livello nazionale, attraverso l'Agenzia Casa Clima di cui sono consulente e docente e anche attraverso altri enti. Quindi nasce proprio è frutto di 20 anni di lavoro e lo stimolo, oltre che al vostro importante e prezioso invito, è stato quello del 110%, il superbono. Superbono chiaramente ha creato moltissime aspettative, è sicuramente un'iniziativa incentivante, sicuramente la trovo importante, interessante, soltanto che ha creato molti disguidi dal punto di vista soprattutto tecnico. Ha aperto prospettive importanti per l'efficienza energetica, però senza tenere conto in maniera importante di quello che è il cuore dell'efficienza energetica di un edificio esistente, che è l'involucro. Quindi io stesso mi occupo di 110% tutti i giorni attraverso dei progetti e vedo che l'interesse si concentra prevalentemente sugli aspetti burocratici, dei costi, del business di questo prodotto incentivante. E che va purtroppo ovviamente, ma per la natura stessa di questo incentivo, a farci perdere di vista quello che è il cuore di un risanamento energetico, che è l'involucro, quindi la soluzione è più adatta per risanare un edificio, che tipo di cappotto esterno e interno, quali materiali isolanti utilizzare, gli aspetti che non sono strettamente legati all'efficienza energetica, ma che sono importanti anch'essi, che devono essere affrontati, come ad esempio l'acustica, come ad esempio l'antincendio, la soluzione dei ponti termici, che è totalmente trascurata in parte dal superbonus, soltanto attraverso i calcoli dell'APE vengono inseriti, però di fatto un'analisi puntuale dei ponti termici che poi sono. Noi dobbiamo renderci conto che di fronte a un edificio esistente non è sufficiente isolarlo con un cappotto esterno, ma dobbiamo risolvere tutti i nodi che sono fondamentali e importanti. E questo è, quindi questo manuale nasce come un contributo tecnico, puramente tecnico, di supporto a chi ovviamente affronta il tema del 110% attraverso incentivi, però chiaramente senza un supporto tecnico che si concentri sull'involucro edilizio. Quindi dobbiamo parlare di pareti, dobbiamo parlare di serramenti, dobbiamo parlare di tetti, dobbiamo parlare di attacchi, dei nodi fondamentali, non si va molto lontano, quindi non si fa l'efficienza energetica soltanto attraverso gli incentivi. Certo, chiarissimo. Infatti questo manuale, come hai avuto modo di specificare te, è un manuale tecnico, non si parlerà di aspetti fiscali o procedurali burocratici, ma di aspetti squisitamente tecnici che il progettista deve comunque ovviamente tenere bene in considerazione per poter realizzare un intervento a regola d'arte sotto tutti gli aspetti. Ecco Paolo, un focus importante nel manuale è proprio dedicato, lo hai già accennato in parte, ai ponti termici e alla loro risoluzione. Il lettore del manuale, quindi su questo tema, ad esempio, che cosa troverà, sfogliando le pagine dell'opera? Il lettore troverà semplicemente un catalogo tecnico
di tutti i punti critici fondamentali dell'involucro edilizio, dell'edificio. Troverà quelli che sono i nodi da risolvere attraverso non soltanto il cappotto termico, ma attraverso delle tecniche di progettazione e esecuzione che va a risolvere i punti termici di un edificio esistente. Come ad esempio, totalmente trascurato, ne cito uno solo, è Sì. specialmente di questi tempi, è l'attacco a terra. Quindi ci si dimentica che un isolante non può fermarsi alla quota del terreno in un edificio esistente, in quanto in quel punto lì abbiamo un ponte termico molto importante che va risolto ovviamente attraverso uno scavo di almeno 50 centimetri, 80 centimetri, quindi il materiale isolante dovrà proseguire, quello più adatto chiaramente, quindi resistente all'umidità, dovrà proseguire e continuare anche sotto la quota del terreno per risolvere il ponte termico. Io vedo che tutti questi cantieri fermano il cappotto termico chiaramente alla quota del terreno, ma il ponte termico di fatto non viene mai risolto. Certo. Così come ad esempio il ponte termico classico del davanzale. Non è sufficiente lavorare con il cappotto termico e fermarsi in prossimità del davanzale. Il davanzale va isolato, specialmente il davanzale passante. Tipico degli edifici residenziali Certo. contemporanei degli anni 70-80 in pietro, in marmo, è un ponte termico devastante perché è un ponte termico lineare passante. Quindi bisogna intervenire, e nel manuale si spiega in maniera molto dettagliata, con dei materiali isolanti molto particolari, sottili, ad alte prestazioni, con i quali riusciamo a risolvere il ponte termico del davanzale andando a isolarlo dall'esterno. Ovviamente non è sufficiente applicare un materiale isolante. Sarà importante anche in quei punti trovare le soluzioni adatte per l'applicazione del materiale stesso. Quindi io spiegherò che tipo di materiale utilizzare, come ad esempio i nastri autospandenti in quel punto, inoltre il nodo parete serramento è talmente importante che va risolto non soltanto il cappotto termico, ma bisogna agire anche sul serramento. Sia che il serramento permanga o meno, le spallette del serramento vanno isolate e il serramento stesso va sormontato di almeno 4-6 cm in prossimità del nodo parete serramento. Altrimenti noi miglioreremo l'efficienza energetica dell'edificio, però andremo a creare dei punti in cui il rischio di condensa interna sarà molto più elevato rispetto alla situazione precedente. Quindi il rischio di questi interventi è che andremo a migliorare l'efficienza energetica, ma ci porteremo a casa problemi di condensa e muffe che prima non c'erano. Ecco, questo è il punto. Quindi la soluzione dei ponti termici in un edificio esistente è molto addirittura più importante rispetto a un edificio nuovo, dove i ponti termici si risolvono già a prescindere fin dal progetto originale. Ecco. Certo, tutto questo si trova nel manuale che è già disponibile sul sito della Maggiole Editore, maggioleditore.it. Sarà disponibile in tutte le librerie entro il mese di ottobre, per cui invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a chiedere e a prenotare la propria copia alla propria libreria di fiducia, oppure ad ordinarla sul nostro sito o sui principali store online. Io ringrazio Paolo per questa chiacchierata, per averci presentato un manuale, ricordo il manuale di progettazione per la riqualificazione energetica del costruito, che è un unico nel suo genere e che sarà senz'altro un supporto fondamentale e prezioso per tutti i progettisti che si accingono o lavorano con i superbonus o comunque in generale per l'efficienza energetica. E vi do appuntamento alla prossima intervista di Ediltecnico. Grazie Paolo e grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a voi e a tutti.